Nel pomeriggio si è riunita a Pescara l'unità di crisi regionale, diverse le novità, le sentirete direttamente dal presidente della regione Marco Marsiglio, che annuncia l'uscita dalle restrizioni di alcuni comuni, ma per tutti i dettagli e anche per conoscere i dati relativi all'ultimo bollettino sulla diffusione del virus in Abruzzo, c'è in collegamento Gigliola Edmondo, a cui cedo subito la linea. Buonasera Gigliola. Sì Paolo, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete 8 e Rete8.it con Diego Martelli. Ci troviamo in assessorato regionale alla sanità, dove si è riunita oggi l'unità di crisi. Al termine della riunione abbiamo intervistato il governatore Marco Marsiglio, il quale ci ha confermato che l'indice R con T è diminuito 0,87, tanto che sono diminuiti i comuni con maggiori restrizioni, da zone rosse a in arancione tornano Montesilvano e Città Sant'Angelo. E per quanto concerne la riapertura delle scuole, oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha annunciato l'intenzione del Governo dopo Pasqua di far tornare in presenza gli alunni delle scuole fino alla prima media. In Regione Abruzzo si sta valutando di fare altrettanto. Invece non condivide il Presidente Marsiglio la scelta del Governo di far rimanere le regioni in rosso o in arancione, perché i valori che ci sono in Abruzzo, quindi l'indice con R con T che è sceso sotto l'unità, dovrebbe consentire all'Abruzzo non soltanto di tenere le attività commerciali aperte, ma di tornare in giallo. Oggi nuova ordinanza del Presidente Marsiglio, ma sentiamo cosa ha detto. Diminuisce il numero dei comuni con restrizioni in Abruzzo. Erano oltre 40, adesso saranno circa la metà, con soli 3 nuovi comuni che sono Lentella in provincia di Chieti e Cerchio e Pescina in provincia dell'Aquila. Tra i comuni che cessano le misure più restrittive ci sono comuni importanti come Montesilvano, Città Sant'Angelo, che confermano il trend che tutta la fascia costiera e l'area metropolitana ha avuto e continua ad avere, appunto, un ridimensionamento del contagio, che invece cresce nella provincia dell'Aquila. Il dato da segnalare è che, pure in un quadro di generale miglioramento, solo la provincia dell'Aquila invece ha un trend in salita, soprattutto negli ultimi 3-4 giorni, che comincia ad apprezzarsi anche nelle città più importanti, a cominciare dal capoluogo, da Avezzano, Sulmona. Quindi questa è una cosa che bisogna tenere molto sotto controllo. La ASL è stata invitata ad incrementare l'azione di vigilanza, di tamponi, di tracciamento dei contatti, e io sollecito anche tutti i sindaci, oltre che i cittadini, ad essere molto attenti per evitare che la provincia dell'Aquila possa subire una nuova ondata. Sento parlare del fatto che si vuole introdurre una misura che abolirebbe la zona gialla, quella che consente la riapertura di bar e ristoranti per tutto il mese di aprile. Io voglio dire che l'Abruzzo questa settimana sarebbe stata già la seconda settimana in cui avrebbe dovuto essere in giallo, secondo i propri parametri. Credo che anche le attività commerciali abruzzese di pubblici esercizi come ristoranti e bar abbiano il diritto di lavorare, di farlo nel rispetto delle regole. Rispettando le regole hanno fatto il sacrificio di restare chiusi per far abbassare il contagio si è abbassato. Io penso che dopo Pasqua sia giusto e legittimo poter riaprire. Se il governo farà una proposta diversa, troverà la ferma contrarietà della Regione Abruzzo. Questo quanto ci ha detto il governatore Marsiglio, e dal report dell'assessorato regionale alla sanità emerge, per quanto concerne i contagi, che rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi positivi al Covid-19 di età compresa tra 10 mesi e 94 anni su 6.227 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 66, di cui 25 in provincia dell'Aquila, che
che è quella che preoccupa di più, come ha detto anche il governatore Marsiglio, 12 in provincia di Pescara, 15 in quella di Chieti e 14 in provincia di Teramo. I pazienti deceduti sono 5 di età compresa tra 48 e 91 anni, del totale odierno un caso è riferito al decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato soltanto oggi dalla ASL. I dimessi guariti sono 424, gli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 10.450 e meno 37 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 6,3%, 615 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 85 più 6 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.750, meno 37 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle aziende sanitarie locali. Paolo, se non hai domande, io ringrazio Diego Martelli e ti restituirei la linea.